Buona giornata, servo di Dio Carlo Grisolia, anch'egli focolarino, anni 20. Buona visione. Carlo è un artista, canta, compone poesie, frequenta l'agrario, poi partirà per il servizio militare in marina. È un sognatore, ma si impegna forte nel sociale, nel quartiere, a scuola, in parrocchia. Con la gente crea dei legami che durano nel tempo. Alberto è un leader, brillante a scuola, ha scelto ingegneria. Ama la montagna, ogni cima è una grande soddisfazione, ma soprattutto la gioia di superare le difficoltà insieme a chi è con lui. Si spende per gli emarginati, ha sempre tempo per gli amici, sembra non stancarsi mai. Qual è la loro forza? L'amicizia vera e l'amore per tutti. Perché è importante per voi il muretto? Il muretto è importante per noi perché su questo muretto abbiamo costruito un'amicizia grande con tanti ragazzi. La sera potevi essere sicuro che trovavi sempre qualcuno qui. Alle 8:30, alle 9 dopo la messa, alle 21, c'era sempre qualcuno. Quindi anche se durante il giorno non avevi visto nessuno, eri stato da solo, se trovavi qualcuno con cui parlare, conquistare quei 10 minuti, andare a prendere un gelato, per questo era importante. Che tipo di ragazzi venivano? Qui eravamo tanti, anche tanto diversi, perché noi abitavamo qui, per cui era logico per noi essere qui. Venivano amici dalla Doria, da Prato, dai quartieri vicino. E qui ci riunivamo tutti quanti, ma non soltanto quelli che frequentavano la chiesa. Sì, appunto, qui c'era un gruppo veramente eterogeneo, c'era un po' come dire il diavolo e l'acqua santa, c'era anche della gente che poi purtroppo dei ragazzi che non sono andati benissimo, qualcuno è entrato nel cuore della droga, qualcuno poi è andato a finire in prigione. Ma voi eravate qua tutti insieme ragazzi e ragazze, ma non succedeva niente tra voi, voglio dire? Succedeva. Però era bello una cosa, che anche quando un ragazzo e una ragazza provavano qualcosa di diverso fra di loro, che magari si mettevano insieme, è questo che volevi dire, giusto? Si mettevano insieme, si cercava sempre, ma senza un accordo, era proprio una cosa che veniva fuori, di non distaccarsi dal gruppo. E noi c'era la preoccupazione che il rapporto di coppia potesse chiudere piuttosto che aprire, e quindi stare insieme sì, ma insieme, ecco, con gli altri. Tant'è vero che quando c'era quasi una sorta di accordo reciproco, no? Il gruppo veniva prima, e l'obiettivo, i progetti da fare insieme venivano prima, no? Voi ci avete sempre parlato, ci avete parlato di momenti felici che avete passato su questo muretto, ma avete mai litigato con Carlo o comunque con questo gruppo di amici? Beh certo, litigavamo tante volte, avevamo i nostri caratteri molto forti, molto stagliati, e quindi su qualunque cosa avevamo delle idee. È vero che tante le costruivamo insieme, però è anche vero che su tante non ci trovavamo d'accordo. Io ricordo in particolare una volta che con Carlo proprio non ci eravamo capiti per niente, e però non riuscivo a fare qualunque cosa, dovevo andare a fare catechismo subito dopo, mi sembra. E allora sono andata da lui e gli ho suonato al cancello, e lui era sulla porta che stava uscendo, mi ha detto: stavo venendo da te per chiederti scusa anch'io. E allora ci siamo detti: tanto a noi non interessa avere, io gli ho detto, a me non interessa aver ragione, mi interessa che riusciamo a lavorare insieme, mi interessa che riusciamo a costruire. E lui mi ha detto: anch'io, la stessa cosa anch'io. Abbiamo tutti i colori diversi, perché non ci mettiamo scalati, tipo blu scuro, poi blu più chiaro, verde? No. Però tu vieni io qua, io sono scura, tu sei azzurro. Io vicino al viola. Va bene. Aspetta. Tu vieni qua, tu vai là per prima. Dovete cambiarvi, Teresa. Aspetta, E com'era stare insieme a lui? Cosa facevate? Com'è? Cioè, era diverso dall'amicizia, immagino. Tanto eravamo giovanissimi, avevamo la vostra età, 18 anni. La cosa bella che io ho vissuto e ripensato, poi adesso capisco un po' speciale, era che questa nostra coppia non è mai stata una coppia chiusa.
è sempre stata condividere questo nostro affetto con gli altri. Poi magari c'erano i momenti in cui cercavamo di ritagliarci quel momento tutto per noi, però magari era giusto accompagnarci, continuavamo a accompagnarci e riaccompagnarci sull'autobus avanti e indietro per poter stare un po' di più insieme, mentre magari il resto del tempo lo spendevamo con gli per gli altri e insieme agli altri. Non c'è stato qualche momento in cui hai fatto fatica o comunque ti è pesato fare così? Momenti in cui avrei sperato di poter stare da sola con lui e che invece magari ci siamo ritrovati in tanti, ci sono stati e mi sono anche pesati. La cosa che ricordo è che in questi momenti Alberto cercava sempre di farmi ridere o di prendermi in giro per stemperare magari appunto il mio nervoso, la mia rabbia e allora poi era più facile ricominciare e magari cercava di avere quell'attenzione in più nei miei confronti proprio per far sì di non farmi sentire abbandonata. Però sicuramente, come per tutti, insomma, quando si ama qualcuno si ha il desiderio come di, tra virgolette, possederlo e invece questo era un allenamento proprio per questa libertà, per conquistare questa libertà di donarla anche all'altro. Il giorno dei funerali di Alberto, Carlo non c'è. Lo hanno appena ricoverato per un grave tumore. Nella sua stanza non si può entrare. E allora gli amici restano ore ed ore nei giardini sotto le sue finestre. Cantano, gli scrivono messaggi a grandi lettere e lui risponde. Carissimi Jen, è sempre un bel gioco quello di vivere l'attimo presente, perché è l'unica realtà che si può vivere in un ospedale. Al di là della bella esperienza di ieri, in cui mi crogiolerei, del vuoto di questa mattina in cui mi perderei, e la paura di domani in cui mi lascerei andare. E come hai vissuto gli ultimi 40 giorni di Carlo? E ha avuto una forte emorragia polmonare. Le condizioni di Carlo erano gravissime. Prima di partire sull'autoambulanza mi avevano fatto salire con la scusa di reggere una sacca di sangue. E Carlo era cosciente, coscientissimo, aveva, col papà aveva detto anche che soffriva tanto, che aveva tanto male addosso, con me no. E mi schiacciava l'occhio, cercava di, insomma, di tirarsi su per me, ecco. Sono arrivato proprio nel momento in cui Carlo era sull'autoambulanza già. E lì la mamma mi ha fatto salire al posto suo. A me sembrava che ci fosse tutta la sicurezza di qualcuno che potesse aiutarlo a fare quel passo se Gesù lo chiamava in quel momento. Devo dire, in quell'autoambulanza io ho fatto un'esperienza fortissima di Dio. Io ho avuto l'impressione che in quel momento di trovarmi davanti a qualcosa di più grande di me. Il titolare di tutta la faccenda era un altro. C'era una gioia che, devo dire, io non avevo mai visto prima così grande in Carlo. È stato operato e appena si è svegliato dall'anestesia, io gli ho fatto vedere, era arrivata proprio quella mattina, una cartolina da Alberto. L'ultima cartolina che Alberto aveva scritto e imbucato. Ho conosciuto Carlo perché sono un'infermiera professionale e lavoravo in rianimazione. Mi rendevo conto di quello che stava succedendo perché sapevo cosa c'era, cos'era la malattia di Carlo. Però vedere arrivare su un cartello con scritto stai allegro, stai contento, arriverai da Gesù, fra un po' lo raggiungi. Io un giorno mi ricordo che sono entrata in camera di Carlo e gli ho detto, senti Carlo, io sì, ti devo presurare la pressione, però tu mi devi poi spiegare una cosa, e cioè, perché questi cartelli? Io dico, credo, però non a questo punto, perché a un certo punto io mi ribellerei,
Carlo non mi ha detto niente, mi ha fatto un sorriso, poi quando io sono arrivata alla porta, metto la mano sulla maniglia, mi chiama e mi dice: Rosanna, io so dove vado. Un mio amico ha avuto un incidente in montagna, è mancato e mi aspetta in paradiso. Sono uscita che ho la pelle d'oca ancora adesso, mentre ne parlo. Il senso di, non dico di gioia, no, ma di tranquillità, di serenità, accettare le cose come sono. È stato forte perché ci sono stati dei giorni in cui tutta quella luce che aveva vissuto nei primi giorni è sparita. Carlo, qualche volta, due lacrime gliele ho viste scendere dagli occhi, sì. Però era un attimo, non c'è stato mai in lui un momento di ribellione, questo lo posso dire, sono sincera. Ricordo che l'ha detto più di una volta: oh, ma l'Alberto è qui, ma l'Alberto è qui, ma come se fosse seduto in fondo al letto. Signore Gesù, crocifisso e abbandonato, ti preghiamo di concederci, sull'esempio di Alberto e Carlo, di crescere nell'amicizia con te e fra noi, fino alla piena maturità della vita cristiana. Noi sappiamo, Gesù parla chiaramente, che i diavoli tornano, sempre. Anche alla fine della vita, lui ci dà esempio, Gesù, di questo. E per custodire, per vigilare, perché non entrino i demoni, bisogna saper raccogliersi, cioè stare in silenzio davanti a se stesso, davanti a Dio, e alla fine della giornata domandarsi: cosa è accaduto oggi nel mio cuore? È entrato qualcuno che non conosco? La chiave era a posto? E questo ci aiuterà a difenderci di tante cattiverie e anche di quelle che noi possiamo fare se entrano questi demoni che sono furbissimi, ma alla fine ci truffano a tutti.